Oh, momenti beati in cui pensiamo che la gente abbia un cuore. Se volete aiutare il nostro amico, sta purtroppo in una condizione brutta. Aiutiamo. Pure ci trovate anche un aiuto morale. Sì. Grazie, gentilissimo. Niente. Buongiorno. Un periodo critico, lo so. Vogliamo aiutare. Salve, buongiorno. Gloria al Principato di Zion! Good morning, una cena di beneficenza. Il nostro amico malato, noi pagare e guarire. Giovanotto, faremo di tutto per esserci. Grazie per l'invito. Spero di potervi dare il nostro aiuto. Salve. E dove devo firmare? No, non deve firmare, stiamo raccogliendo dei fondi per un nostro amico. Ah, non è un referendum questo? No, quale referendum? Salve, buongiorno. Mi dispiace molto per Nini. Quello che le è successo è... Se posso aiutarvi in qualche modo, qualsiasi cosa. Comunque vedo che vi state dando da fare molto per lui. Ragazzi così non ce ne sono più. Angelica, dai, non perdere tempo. Io ho bisogno di te. Tu hai saputo niente di Ninni? Non ho sentito niente, non voglio sentire niente. Andiamo, Angelica. Chi non si sentiva molto fiero era Ninni, che tra dolori indistinti riprese conoscenza. E per la prima volta, dopo anni, non ebbe la possibilità di bere, ingoiare o addirittura fumare qualcosa che lo distraesse da sé. C'è gente che appena è in difficoltà chiede aiuto, ostenta la sua angoscia, stressa, deprime gli altri. Beh, Ninni non era così in quel momento. Lui piuttosto pensava: voglio sparire, nessuno deve vedermi così. Ce n'è di gente che tanto più è angosciata e tanto più vuole essere invisibile, indistinguibile. Non lo so spiegare. Lui si chiedeva anche
Chissà se stanno pensando a me. Questo è un nostro amico, stiamo raccogliendo dei fondi perché... Ma per te che sia la malata? No, non è malato purtroppo. No, lui... la malata la mette al sole. E lui pure è malato, però di cocaina, lui si droga. Quindi purtroppo ha scelto questa strada e ha bisogno di cure adesso. Quindi servono i soldi, a noi servono i soldi. Quindi se lei ci vuole dare una mano per far uscire questo ragazzo da questo... da questo tour. Se volete aiutare, grazie di tutto. Lo state facendo voi, sì, riusciamo anche a poter noi. Aiutare questo ragazzo. Anche per dimostrare che noi pugliesi, perché ho veramente bisogno di aiuto, questo è altro. Va bene, la ringrazio vivamente. Lei ha avuto a che fare mai con la droga? No. No. Lo so. Non abbiamo mai più che fare. E lui però sì. Io ho a che fare solo con un bel piatto di pasta, ecco, per una bella mangiata, quando sì. Due focaccette, due bragiole, si mangi. Quello è infatti il problema. Che lui non fa di questo, lui non mangia, lui piace purtroppo l'alcol e la droga. E poi un sigaro. No, questo è una canna. È una canna, sì. Avere per la prima volta una missione importante ci faceva sentire vivi e profondi. E così arrivò il giorno della cena di gala. Una serata indimenticabile stava per cominciare.